dire questo in una situazione, in un contesto come quello della Repubblica Democratica del Congo è assolutamente sovversivo. Pensare che una ragazza con una disabilità possa essere un dono e non una condanna è già un grande passo per una rivoluzione, possiamo dire così. Il mio sogno è quello che un giorno possano essere libere dall'idea che sono un peso per la società. Sono Emanuela, ho 26 anni, sono italiana e sono arrivata in Congo a marzo 2019. Il mio primo approccio qui è stato in un orfanotrofio come volontaria, nello specifico nel padiglione che ospita tuttora bambini e ragazzi con disabilità. Quindi svegliarli la mattina, prepararli per andare a scuola, che andava a scuola, sostanzialmente stargli vicino, accudirli per fargli capire che non erano da soli. L'idea del progetto era quella di cambiare la situazione di queste ragazze soprattutto. In Lingala, la lingua che si parla qui, vengono definite Ndoki, che vuol dire stregone. La loro disabilità viene accostata alla stregoneria. Queste ragazze hanno delle storie alle spalle estremamente dolorose. Le colpevolizzavano di tutti i mali che la famiglia doveva superare e soprattutto, cosa molto più difficile, essere donna in Congo vuol dire dover essere madre. Per una ragazza disabile questa è una condanna. Venivano letteralmente torturate fisicamente con catene, con il fuoco, per non parlare poi di tutti i riti di stregoneria, quindi di tutti gli intrighi della medicina locale che sono state costrette a bere, a mangiare. Centro abbiamo 23 ragazze e oltre a loro sono presenti più di 65 bambini, ragazzi e ragazze con disabilità, e questo è un grande segno. Riuscire a far capire questo anche alle famiglie stesse che portano, decidono di esporsi, di portare i loro bambini, i loro ragazzi al centro, vuol dire che stanno iniziando a capire piano piano il valore di questi ragazzi e di queste ragazze, che sono importanti, che sono preziose. Il mio sogno è quello che un giorno possano sbocciare come fiori. Al centro noi lo diciamo sempre, queste ragazze soprattutto sono un dono per noi.